C'è una nuova puntata di Due Chiacchiere in Cucina. Benvenuti nel nostro studio, benvenuti nella nostra cucina, dove è sempre presente, sempre attiva e sempre propositiva Ilenia Bazzacco. E oggi dolcissima. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Non caratterialmente. No, anche caratterialmente. Anche caratterialmente oggi. Un evento. Sì, sì, ah, sì, meraviglia. Sì, sì, perché oggi facciamo una puntata solamente di pasticceria. Tutta pasticceria, e parleremo di pasticceria, esatto. Perché andremo anche a cercare qualche notizia sull'origine della pasticceria. Sì, caro. Insomma, quando andremo va benissimo, intanto tempi tesoro. Lontani, tempi lontani. Ma cosa faremo? Ma sei bellissimo oggi con questa camicia. Hai visto? Molto, bello. molto. Una camicia sì, di 70. Sì, no, veramente, molto. Sei carino. Infatti volevo tracciare i segni dei puntini, però non ci sono riuscita. Non provaci prima. Tu, provaci, non ti preoccupare perché non ci sono i numeretti ancora, devo ancora metterli, va bene. Allora, che dolci faremo, perché parli di pasticceria? Ma... Allora, puntata a base di mirtilli, okay. Fanno tanto bene, tu lo sai. Io per la vista. Per la vista, esatto. Quindi faremo un plum cake per primo e poi faremo delle sfogliette di una facilità estrema, ma sono così belle, ma così belle, ecco, e qua. Buone. Prima che abbia una crisi, allora beviamo un goccetto d'acqua. Te l'ho detto d'acqua. Che io sono buona oggi, tu sei buona dolce. Oggi, infatti mi stai facendo paura tantissima. Beviamo un po' d'acqua così ci riprendiamo, pochissima pubblicità per voi e dopo di che comincio Due Chiacchiere in Cucina. Si parla di dolci, stavo pensando a questa cosa, mi dispiace per chi come me a dieta perennemente, però ogni tanto una fettina di dolce, un po' di, diciamo così, di comfort food ci sta bene, e se è fatto bene, fatto buono, sicuramente dà più soddisfazione. Quindi cominciamo con la prima proposta di dolce di oggi, che è questo plum cake, ovvero plum cake, non so la pronuncia plum cake, lo diciamo correttamente, però sono per tutti è il plum cake, con i mirtilli. Andiamo a vedere gli ingredienti che ci servono per preparare questo dolce. Allora, chissà perché non me l'aspettavo, ma serviranno 300 grammi di mirtilli freschi, questa è una cosa che mai poi mai. Poi 150 grammi di mascarpone, 100 grammi di zucchero, 250 grammi di farina 00, 3 uova, 50 ml di yogurt intero, 80 grammi di burro, un limone e una bustina di lievito. Questi sono gli ingredienti, a te il lavoro. A te la linea. Ti è detta così, fatica tua adesso. Allora, semplicissima, infatti io non utilizzo la planetaria, utilizzerò le classiche fruste elettriche, perché la partenza di questo dolce è sicuramente un buon montaggio. Montaggio? No, tranquillo. Montatura delle sì? uova con lo zucchero. Ah, e il, no, ma, sì, la montatura, la, montaggio. Frullate, montate benissimo le tre uova Basso. Intere con lo zucchero. Capite quotidianamente questo imbarazzo. Perché sì. Dai, tu cosa dici? No, che anch'io voglio dire, l'allazione, ho scoperto finalmente che il mio modo di parlare è come quello di neonati o comunque dei bambini di 6 mesi, la famosa allazione. Esatto, quindi adesso intanto cominciamo con le uova sì, e lo zucchero. Che salutiamo. Grattugiamo anche io e la grattugia la sì. scorza del limone, perché io parlo sempre al plurale, non ma so perché. Perché tu, a te piace condividere anche con tutti i tuoi utensili, con tutti gli ingredienti, insomma un'esperienza che tu non fai da sola cucinare. No, mai, vero? mai. Anche perché è l'unico momento in cui puoi parlare con le persone senza che ti rispondano. Esatto, e senza che si lamentino perché parlo troppo più che altro. E, tu lo sai che in viaggio di nozze è stato l'unico momento della mia vita
in cui ho perso la voce. Io ho fatto tutto il viaggio di nozze, però non hai rinunciato a parlare, quindi era ancora più fastidiosa perché... No, invece mio marito, l'unica cosa che ha detto, se comincia così va alla grandissima. Certo, dopodiché invece è tornata la voce. È tornata la voce, però mi ricordo sta cosa. Mi sa che ti riporterai in viaggio di nozze tra poco, magari so quando festeggerete un anniversario importante. Manca pochissimo. Manca pochissimo, va bene. Esatto, allora... Tu se devi parlare, parla. Ah, perché tu vai a fare della confusione. Sì. Allora, io invece, come dicevamo all'inizio, volevo raccontarvi un po' alcune notizie, insomma, alcune curiosità sulla storia della pasticceria. Perché uno pensa, insomma, la pasticceria è elaborata, la pasticceria è comunque un'arte molto complessa, ma in realtà andiamo proprio alle radici, andiamo agli albori della... piacere di gustare un gusto dolce, ecco. E per andare agli albori di questo piacere andiamo proprio nella preistoria, perché ci sono delle testimonianze che proprio gli antenati preistorici, vi dico anche dove, in una grotta spagnola, la Cueva de las Aranas, non so se ho pronunciato justos, però insomma è così, la cueva, sì. Praticamente c'è un graffito, insomma, un artista preistorico ha lasciato questa immagine di una figura umana arrampicata su delle rocce che tendeva le mani verso un alveare. E quindi la scoperta del dolce avviene proprio con il dolce più immediato del mondo, che è il miele. E quindi da lì il piacere già c'era, e quindi la ricerca del gusto dolce già c'era. E ci sono altre raffigurazioni, non è l'unica, comunque sempre in Spagna o anche altre parti del mondo, ma soprattutto in Spagna, in cui che testimoniano proprio l'attrazione dell'uomo preistorico, della donna preistorica nei confronti del miele. Cosa che veniva poi con l'evoluzione, perché si sa che la pasticceria, come ogni arte, si evolve, si arricchisce in base all'esperienza, in base alla conoscenza di abbinamenti, gusti e anche di esperimenti, perché si sa che molte cose buone sono nate da errori clamorosi. E, per esempio, cominciarono a mescolare il miele alla frutta, quindi prima fu il miele, poi il piacere della frutta che veniva esaltato dal miele, e in più veniva arricchito questo gusto da spezie, da erbe aromatiche. Quindi un gusto che fin dall'inizio, fin dalle origini, fu molto lavorato, fu molto evoluto, perché si cominciò già ad abbinare cose completamente diverse tra loro, come spezie e miele, per esempio, gusti a volte che possono sembrare anche contrastanti, ma invece molto molto piacevoli. Addirittura nell'Antico Testamento si parla di un pane particolarmente ricco, perché preparato con miele, latte e frutta, e addirittura in qualche dipinto dell'Antico Egitto si vedono si possono chiamare dolcetti, perché erano primi dolci, dei pani ovviamente dolci, che erano modellati a forma di animale, e esistevano anche degli stampi a forma di animale per questi dolci, ovviamente dolci che non erano dedicati al consumo del popolo, ma erano proprio offerte, tributi che venivano fatti alle divinità. Però insomma ci sono quei 14-15 specie di dolci diverse già presenti nell'Antico Egitto, per cui insomma già l'evoluzione era cominciata bene. Andiamo a vedere come si evolve il dolce di Ilenia. Sei addormentata nel frattempo? No, è che non sento come... Come va? Bene, allora cosa sta succedendo? Ho montato le uova con lo zucchero, ho aggiunto i 50 grammi di yogurt e anche il mascarpone. Adesso frullo fino a appunto togliere così, i grumi. Finché non ti viene un crampo al polso? No, finché appunto non si tolgono tutti i grumi del mascarpone. Dopodiché io ho sciolto in microonde, in questo caso il burro, e l'ho fatto raffreddare. Ok, quindi ritorna a temperatura ambiente. Sì, non solido, ma a temperatura ambiente, proprio per non andare a cuocere le uova. Quindi tra un po' si parlerà di polveri, quindi le polveri e le metti tutte polveri, alla fine. Sì. Allora vai! Io nel frattempo ho lavato anche i mirtilli. Sì? E li ho lasciati leggermente umidi e poi ti farò vedere il perché. Va bene. Che bella questa immagine. Burro, 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 burro. Ah, oh, che meraviglia! Allora, una cosa
che stavo dicendo prima, che si parlava appunto di Antico Egitto, ma non è solo l'Antico Egitto che ha queste tradizioni, perché abbiamo anche grandissime testimonianze. Poi è bellissima questa cosa, il fatto che ci siano queste testimonianze, perché molto spesso uno pensa, sì, ma come si fa a vedere, sì, ma questi graffiti potrebbero rappresentare qualsiasi cosa. In realtà sono molto chiari, sono molto espliciti, per cui si riesce proprio a ricondurre determinate immagini proprio a una prassi, a un'abitudine alimentare che ci incuriosisce, perché si dà per scontato che allora non potessero capire nulla, cacciavano e mangiavano della carne, punto, stop, invece no. Allora, mondo greco-romano, i dolci erano preparati con uova, farina di grano o avena, latte, miele e vino, e farciti con mandorle, datteri, fichi, mele cotogne, noci e addirittura formaggi molli. Capito? No. La cheesecake esiste dai tempi dei romani, a quanto pare, no? Quando abbiamo letto formaggi molli ho pensato subito a Enrico Bianchi, che mangia sempre, cioè che è un cultore della cheesecake, che secondo lui ci vogliono 3 giorni per prepararla nella ricetta tradizionale. Nella ricetta quella americana cotta. Per farla bene, quella americana, insomma. Esatto. Allora, che un giorno potresti venire a farla però, eh? 3 giorni, ti chiudiamo qua dentro, facciamo una specie di reality adesso che... quando c'è un periodo in cui non si vedono grandi reality in giro, faremo un plum cake per la vita. Quindi non lo faremo mai. Come? Non lo faremo mai. Non lo faremo mai. Però insomma, all'interno della casa del plum cake ci sarà un plum cake per la vita. Allora, andiamo a... Aggiunto la farina e ho aggiunto il lievito setacciato. Sta già facendo il provino. Qui che borbotta, non so se l'ho sentito. Sì, in effetti, non riesco a capire cosa sta dicendo. Ha detto che ce la preparerà, okay. Quando avrà 3 giorni. Allora, ho aggiunto la farina. Sì, scusa. Hai visto? Eh? È passata già la dolcezza. Sì, te l'ho esce detto, proprio la mia anima, immediatamente. Bentornata. Allora, esatto. Ho aggiunto la farina e il lievito setacciati. Sì. La farina l'avevo già setacciata quando l'ho pesata, invece il lievito va sempre setacciato al momento in cui viene aggiunto all'impasto, perché tende ad assorbire moltissimo l'umidità. Senti, io sono rimasto invece con un'incognita, perché parlavi del il motivo per cui hai tenuto un po' bagnati, un po' umidi i mirtilli. Adesso ci arrivo, faccio un po' di ordine, perché è bello vedere anche ordine. Mi piace vedere le cucine, soprattutto in TV, tutte incasinate. Ah, guarda, io la tengo in ordinissimo quando cucino. Ne hai avuto testimonianza. Sì. Allora, mi sono tenuta da parte un po' di farina, non dal quantitativo totale. Quindi, cioè, il quantitativo... I 2,50 per l'impasto sono totali, in più ho un po' di farina a parte. Sì. Ok. Che fa sempre comodo tenerla. Sì, e vado a infarinare per bene questi mirtilli. Questo mi permetterà, essendo pesanti, di non affondare quando vado a cuocere l'impasto, quindi resteranno bene o male abbastanza, come si può dire, mescolati all'impasto e non tutti sotto, come praticamente la farina farà da collante col resto dell'impasto. Unisce, okay. Bravissimo. Beh, non si è neanche tenuta tanta farina qua. Perfetto. È per questo che li hai tenuti umidi, perché così si è appiccicata la farina, se no, mamma mia. Ci vuole proprio un genio. Io farei un applauso da solo, perché credo che ma gli altri non lo vogliano fare. Non però... è mai successo prima. Nessuno l'ha mai fatto. Un applauso, sì, in solitaria però. Uno. Basta. Allora, mescolo delicatamente per non romperli, perché la cosa carina di questa torta è che l'impasto, vedi, è bello chiaro e poi ci sarà appunto il mirtillo bello scuro, viola. Bella valutazione, molto difficile, questo ti rendo onore. Sono due colori, tra l'altro, come si dice? Contrastanti. Loro, un contrasto tra loro. Esatto, complementari poi, tra l'altro, perché... Viola e giallo è complementare, è vero, sì. Mamma mia, che bravo, un altro applauso alla nostra Ilenia Bazzacco, brava. Allora, sto bagnando i 2 fogli di carta forno. Sì. Tu scherzi, però devo strizzarli bene, perché non voglio trasferire umidità al plum cake, perché
non mi sembra proprio una cosa carina. E adesso ti faccio vedere come vado a foderare questi mini stampini, quelli usa e getta di alluminio, quelli che si trovano in tutti i supermercati, sì, insomma la grande distribuzione. Cioè è un po' difficile star lì a modellarli o cose. Okay. Allora con l'altro stampino faccio così, in questo modo, e anche questo nessuno l'ha mai fatto. Premo bene ed è già così. E tu dirai, e adesso con questo? Adesso ci metti l'altro. Esatto. Ma che applausi oggi, che applausi. Ci saresti arrivato? Sì. No, non credo. Proprio. Non ho mai avuto l'occasione. Però il... Allora, io ho preriscaldato il forno a 190 gradi, però io adesso devo abbassarlo. Se si abbassa, se gentilmente si abbassa. Sì, si abbassa. Sei dolce oggi. Perché l'hai abbassato a 180? Perché intanto la temperatura dentro è 190, quando io aprirò lo sportello si abbasserà la temperatura e quindi io poi manterrò a 180 gradi. Capito, questo arco, segnatevelo questo, mi raccomando, molto importante, perché non si valuta effettivamente il cambiamento di calore all'interno quando si apre. L'aprimento, sì. Io l'avrei chiamata anche aperizione. Mi raccomando, ricordatevi che è aggiornato il dizionario Bazzanti, se volete essere sempre aggiornati sui neologismi di Ilenia Bazzacco potete farlo, perché non sono parole già in uso, sono neologismi, sono tutte parole nuove. Metà impasto da una parte, metà dall'altra, cercando di dividere anche i mirtilli. Mirtilli, se no poi si trova sempre... Io ho sempre trovato le fette senza ripieno, senza... Davvero? Sì, ormai è la mia costante. Allora, ma anche quando vado al ristorante, questa fortuna meravigliosa. Ecco qua. E allora, adesso ovviamente in forno, abbiamo detto 190 gradi, lo preriscaldate. Dopodiché prima di infornare lo abbassate a 180 e lo manterrete a 180. Esatto, per circa una mezz'oretta. Una mezz'oretta. Calcola che questi stampini sono anche più piccolini. Infatti, insomma vedete, solo dopo lo controllerete. Fate sempre la prova a stecchino, quindi prendete uno stecchino, quelli di bambù da spiedino, e lo mettete al centro, mai ai lati, perché il centro è quello che cuoce sempre per ultimo. Perché è quello più lontano dalle fonti di calore. E un altro, sì? Segreto, veloce, 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 è quando si sente il profumo di torta, vuol dire che siamo quasi a fine cottura. Bene, adesso andiamo invece a parlare di corretta alimentazione con la dottoressa Marconi e poi torniamo a vedere i plum cake finiti. È tornata la dottoressa Silvia Marconi. Ciao. Dietista, farmacista, dottorata in neuroscienze, collaborazione continua con l'Università di Brescia, tra l'altro vi ricordo Dispensa, mi raccomando, il sito è dispensa.unibs.it, dove trovate, sì, ovviamente tutti i consigli che vengono dati a Due Chiacchiere, esatto, in Cucina, li trovate anche lì. Ma io vorrei parlare, soprattutto in questo periodo di Covid, dove si parla tantissimo di sistema immunitario, si parla tantissimo di vitamina D. Allora facciamo un quadro di questa vitamina, a cosa serve, quanta ne manteniamo, perché insomma è sempre difficile. È sempre difficile. Beh, guarda, se storicamente la vitamina D era stata collegata solo al metabolismo delle ossa, quindi l'assorbimento del calcio, del fosforo e quindi il controllo dell'equilibrio sia della matrice ossea che comunque dei livelli di calcio nel sangue, negli anni è stato osservato che in realtà la vitamina D era in grado di interagire con tanti altri tipi diversi di cellule, in particolare con le cellule del sistema immunitario. E negli ultimi anni, soprattutto in quest'ultimo anno, è stato visto come la vitamina D sia in grado di stimolare le nostre difese, soprattutto a livello delle vie aeree superiori, quindi naso, della faringe, di migliorare le nostre difese contro i virus, quindi facilitare l'eliminazione di virus, fare in modo che se i virus attecchiscono, le cellule che li aggrediscono, che si chiamano macrofagi, siano più efficienti, quindi migliorare le nostre difese, rallentare, la vitamina D è in grado di rallentare la replicazione dei virus. Quindi in tutti questi sensi, sì, con tutti questi diversi meccanismi, la vitamina D ha un ruolo chiave nel mantenere le nostre difese immunitarie. E in quest'epoca di Covid è stato osservato che le prognosi peggiori sono collegate ai quadri di carenza di vitamina D.
ma è un quadro che è molto frequente nella nostra popolazione, perché soprattutto durante i mesi invernali noi abbiamo perso la scorta di vitamina D che abbiamo fatto esponendoci alla luce solare durante l'estate, perché il nostro corpo sintetizza la vitamina D attraverso l'esposizione alla luce solare, ma ad una luce di una certa intensità, non la luce invernale. Quindi non quella invernale, uno dice, ma io sto col viso al sole non anche è sufficiente, ci vuole un'esposizione di almeno 30 minuti del tronco, delle braccia, delle gambe e con un'intensità di luce che è tipica delle ore della tarda mattinata, dalle 10 a mezzogiorno, quindi comunque un'intensità certo. luminosa. E questa è sufficiente, è in grado di sintetizzare l'80% della vitamina D di cui ha bisogno il nostro corpo. Il 20% lo possiamo introdurre grazie all'alimentazione. In quali alimenti? Soprattutto nei pesci grassi, quindi l'aringa, lo sgombro, il salmone, un po' nelle uova. I pesci grassi sono quelli che ne contengono di più. Il merluzzo, se tu pensi l'olio di fegato di merluzzo certo. che si dava una volta, era fonte di vitamina D. Nel latte c'è una piccola quantità. Purtroppo però, dopo aver fatto la scorta di sole in estate, nei mesi invernali tendiamo un po' a perdere quella che abbiamo, le scorte che abbiamo messo da parte, e soprattutto quando ci sono quadri di sovrappeso, obesità, quindi con masse grassi abbondanti, sì. si diluisce molto la vitamina D e quindi risulta ancora meno efficace. E poi se ci pensi nella popolazione anziana che magari non si espone molto alla luce, già c'è un rallentamento della sintesi perché è fisiologico. Aggiungi una ridotta esposizione e quindi il quadro di carenza è frequente. Allora, state attenti a queste indicazioni sì. molto importanti, ai cibi che sono stati consigliati, soprattutto d'estate un po' di sole, prendetelo. D'estate un po' di sole. Che fa bene per accumulare la vitamina D. E sentire il medico se è il caso di integrare o meno. Infatti, questo è importantissimo soprattutto, grazie ancora. Grazie a te. E noi torniamo in cucina. Sono usciti i plum cake dal forno. In realtà li abbiamo anche fatti raffreddare perché per tagliarli sì. altrimenti non sarebbe possibile. Li avevamo però già pronti, diciamo la verità. Insomma, questa è la cosa fondamentale. Esatto. Quindi, guarda che belli. Sono belli, vero? Sì. Naturalmente, avendo parecchi mirtilli, ma soprattutto poco burro, perché in realtà non c'è, conta 80 grammi, sì. in realtà il vero plum cake ne ha tanto, non ha la forza per fare la crepa, ma chi se ne importa. Mi piace, mi dà soddisfazione, guarda che belli, bellissimi, veramente meravigliosi. Pensa poi quando si addenta proprio il mirtillo che si apre, esce tutto il succo buono, fresco del mirtillo. Lo assaggeremo la lallazione, non la... Non so se tagliarlo con il coltello seghettato o la maliscia. Prova da una parte col seghettato, dall'altra con la maliscia, seghettato. Come facciamo tutti, anche voi da casa. Seghettato, perché altrimenti si schiaccia il mirtillo. Si sa mai. Guardate che meraviglia, questo è il nostro plum cake con i mirtilli. Andiamo a sentire il nostro Vito Damanti di Ais Veneto, quale vino ci consiglia di abbinare a questo dolce. No. Ciao Ilenia. Buongiorno, ciao. Oggi ti accolgo con un plum cake. Che meraviglia. Ma con i mirtilli. Che meraviglia. Profuma anche un po' di limone perché c'è la scorza di limone. Molto interessante. Allora chiaramente col dolce ci va sempre il vino dolce. Ho scelto un vino particolare del podere Roverat, siamo a Lison di Pramaggiore e il vino si chiama Edeos, è un vino dolce ottenuto per appassimento in pianta dell'uva, l'uva friulano. Cosa si fa? Si va a clampare il rachide, quindi il picciolo, in modo tale che non arrivi più linfa al grappolo. Spieghiamo clampare. Clampare vuol dire stringere forte in modo tale da bloccare il flusso della linfa. Un po' come si fa col cordone ombelicale dei Brava, bimbi. Brava, l'hai detto. Bellissimo, mi piace molto questo. Ecco, grazie così. Pediatra del mio Prego. Cuore. Allora, cosa succede poi? Che chiaramente hai una concentrazione, disidratazione dell'acido, una concentrazione degli acidi e degli zuccheri. Questo è un vino dolce ma con una buona acidità. Guarda quanto è bello il colore, luminoso e lucente, è un giallo che vira al dorato, ci mettiamo il naso, profumo di fiori di zagara, molto molto particolare. Lo sorseggiamo.
Senti che meraviglia, un solluchero. Wow, vero? Perché ha una buonissima acidità, ma dall'altra parte ha una bella freschezza e anche una sapidità, con una nota che ritorna sul rinofaringe, quasi che ricorda un po' il cherosene, molto molto particolare. È un vino molto interessante, trovo che l'abbinamento sia di estrema piacevolezza. Ma veramente buono. Chiaramente questo è uno dei 2500 vini che si possono trovare sulla nostra guida online Vinezia, accessibile dal nostro sito www.iceveneto.it. E sai cosa bevi. Bevi. Va bene, Ilenia? Ci vediamo dopo la pubblicità. Voilà. Seconda ricetta, seconda parte di Due Chiacchiere in Cucina. Abbiamo fatto i nostri plum cake con i mirtilli prima e adesso invece faremo un altro dolce che andremo a svelare adesso insieme agli ingredienti. Allora, si tratta delle tartelle ai mirtilli, perché come diceva Ilenia prima, si parlerà di tartellette, c'è cioè lo scotch sul TTE finale. Allora, tartellette ai mirtilli, chiaro? Era chiaro comunque, no? Ecco, appunto. Allora, un rotolo di pasta sfoglia, questi sono gli ingredienti, 200 g di mirtilli, perché tutta la giornata è dedicata ai mirtilli, un cucchiaio di amido di mais, un cucchiaio di zucchero e foglie di menta fresca. Bene. E adesso le tartellette. È inutile che ridi. Ho detto, avrò scritto male, perché cioè, infatti ero così Ma perché sono delle tartellette che sembrano delle cartelle. Però sai che mi hai dato una buona idea? E fare tipo busta, cioè hai capito, con dentro sì? il ripieno. Può essere busta, un'idea, proviamo a farla subito? No. Ok. Allora. Ma fatelo voi a casa se volete provare e soprattutto se volete mandarci la foto, duechiacchiere@telepadova.tv, la nostra mail. Esatto, allora tu mi chiedi sempre, ma perché hai utilizzato la pasta frolla? Non potremmo utilizzare la pasta, che ne so... Ma questa è sfoglia? Sì. Ah. Sì, tu mi dici sempre se la sfoglia, la frolla, oggi è così, va sì. bene. Allora, ripetiamo, concentrazione, mettete le cuffie, attenzione, mano sul pulsante. Allora, tu mi dici sempre sì. se uso la pasta frolla, perché non usi la pasta sfoglia? Mm. E se uso la pasta sfoglia, perché non usi quella da pizza? Ecco, oggi utilizzerò quella sfoglia, appunto. Ah, ok, non ti posso fare altre domande, perché punto. Il tempo l'hai già perso. L'unica cosa che puoi chiedermi è, ma al posto di mirtilli posso mettere qualche altro frutto? No, perché mi piacciono i mirtilli e quindi mi va bene così. Comunque potete utilizzare anche le mele, le pere, le banane, cioè le fragole, quello che volete. Un'anguria intera. Un'anguria e il melone, no, anguria e melone cotti nei dolci. No, una cosa orribile. Ma ti dirò che anche le fragole io in cottura... Allora... Non aggiungiamo altro. È adesso stata devo ricavare dei quadrati. Eccola. Benvenuti alla lezione di geografia di Ilenia Bazzacco. Grande difficoltà. Geometria di Ilenia Bazzacco. Che insieme alle tabelline, come quel giorno del famoso tabelline. Va bene. Non riusciamo a capire perché. Era la primavera. Allora, faccio così. Poi ripiego e quindi sì. in teoria, se non si appiccica, dovrei aver fatto intanto... questo, no? Sì. Sembra là. Veramente il corso di cucina di Benny Hill. Dai, comunque, sta bravo. Sì. E qua abbiamo già ricavato questi che sono praticamente uguali. Ok? Ok. Quasi. Sì. Adesso devo ricavare dei quadrati. Da cosa? Da questi. Dai rettangoli? Sì. Basta piegare in metà tre? Un rettangolo, dovrebbe esserci un quadrato. In tre? Se è regolare. Così? Come in tre? Sì. Ah. In tre? Aspetta. Devono essere proprio precisi o dobbiamo... È un quadrato che sembra più un rettangolo. Perfetto, ma allora... Abbiamo un sacco di tempo per poi farli a caso, va bene. Esatto, allora divisi, potete fare cerchi, ma l'importante è inutile è che ti fai giocare. I conti col coltello incidendo sul tagliere, no, non è no, che no, sei no. a scuola che stai copiando. Stai bravo, allora...
Adesso per fare, avete presente quelle tartellette con che la frutta è affossata dentro e la pasta sfoglia tutta per sopra così? Hai presente? Sì, tipo salvagente, l'idea del gommone, no? Ecco, bravissimo. Allora, per fare questa cosa dovete tracciare dei bordini in questo modo, se non si... Una ricetta velocissima. Sì, questa. È velocissima. Sì. E in questo modo la pasta sfoglia rimane appunto giù qui, sì. Perché oltre ad aver fatto questa cosa, sì. Io vado anche a bucherellarla. Quindi anche decorata. Questa che No, perché così qua... Insomma. Così non si gonfia. Ah, solo al centro hai fatto il... Perché io da qui non vedo. Ah, eccola là. Sì, qua. Sì. Allora faccio così ancora, sì. e faccio questa cosa. Intanto tu puoi parlare di cose inutili. Io faccio inutili, sono cose interessantissime invece che parlano proprio della storia della pasticceria, perché questo è l'argomento che stiamo trattando oggi a Due Chiacchiere in Cucina insieme mentre le ricette di Ilenia. Allora eravamo arrivati ai greci e ai romani, secondo me prendete appunti. Allora, in questo periodo, allora, possiamo dire che avete presente soprattutto il sud Italia, cioè questa abitudine di, per Natale o comunque per le feste, di regalare questi dolcetti a base di noci, mandorle, fatti con i datteri ripieni con i noci, le mandorle, tutto quanto. Allora, questi erano dolci che venivano già preparati ai tempi dei romani. O comunque della Magna Grecia, perché si sa che al sud c'erano i greci, e dei romani. Quindi sono arrivati fino ad oggi e la tradizione si è mantenuta in atto. Insomma, dopo, per esempio, dopo l'anno 1000, grazie ai mercanti arabi, arrivarono le spezie, quindi si cominciarono ad usare cannella, zenzero, riso, sesamo, noce moscata e chiodi di garofano, e quindi si cominciarono a usare, a produrre i famosi frittelle, offelle, i marzapanetti, piuttosto che i panpepati, e insomma grande uso insomma di tutto questo, confetti, mostaccioli, torroni, insomma si cominciarono a mescolare tantissimi gusti insieme. Per dare un, diciamo così, una data di inizio di quella che è l'arte della pasticceria con l'utilizzo dello zucchero e quindi la creazione di creme, cioccolate, pasta frolle, pasta sfoglie, mettiamo come data il 500, come secolo più o meno, la fine del 500. Poi nel 600 arriveranno le torte come le conosciamo adesso, nel 700 si comincerà a usare l'impasto col burro, mentre nell'800 si arriverà alle torte a base di uova e cioccolata. Quindi l'evoluzione è stata abbastanza lenta. Poi pensate che erano le classi nobili che mangiavano questi dolcetti, e che comunque il dolcificante del precedente alla, diciamo così, al 700, al 600-700, era proprio il miele oppure la frutta stessa, la frutta secca, i fichi, immaginate anche i fichi secchi, sono molto dolci, e quindi era più un dolce dato naturale. Lo zucchero è un dolce un po' più spinto, nonostante sia naturale lo stesso, perché ovviamente non è sintetico, però è un dolce un po' più forte. Dopodiché comincia la rivoluzione industriale, quindi caramelle, dolci, dolcetti, e qui parte tutto il discorso della comunicazione. Immaginate, i bambini cominciano a diventare protagonisti di questa distribuzione di dolci, per cui le caramelle ognuna con la forma diversa, la fantasia, i gusti, addirittura le confezioni. Immaginate le scatole di latta, bellissime, cioè ognuno di noi, credo, magari i nonni, se avevano passione, avevano una scatola di latta per biscotti, che poi diventava il contenitore per i bottoni. Sì, ma diventava anche un gioco, perché poi magari c'era la scatola a forma di circo, la scatola a forma di, che ne so, di tante altre cose, quindi che poi nel tempo, Leo, sono aumentati il valore anche economico di queste scatole, sono certo. Diventate di collezione abbastanza di nicchia, poi tra l'altro. Ma se la scatola poi era, immaginate, a parte ci sono proprio determinati dolci, ma anche determinati prodotti che non sono ovviamente alimentari, che hanno legato la loro storia alla confezione. Immaginate le pasticche leone, per esempio, che non è in latta ma in carta, ma è la loro confezione. Le caramelle, insomma, vengono in mente molti marchi, ma tra le più famose, insomma, il confanetto Sperlari, per dire, e tante altre, la Rossana. Quindi quello diventava un gioco. Io mi ricordo che a casa erano da tenere preziose, perché dentro c'erano anche i bottoni. Diventavano i dei cassetti. I nastri.
Era molto molto bello, invece di andare in qualche negozio di arredamento a comprare scatole e scatolette, si avevano direttamente dal commercio. Esatto, allora io ho trasferito queste lastre, diciamo, di pasta sfoglia, e adesso sto pennellando solo il bordo, diciamo, con un goccio di panna. Si potrebbe fare questa operazione anche con il rosso d'uovo. Allora, io non l'ho indicata questa operazione appunto nella lista degli ingredienti, e quindi non c'è neanche, però vi posso assicurare che brunisce come se fosse appunto una spennellata di tuorlo d'uovo, solo che a me non piace sentire quell'odore appunto di tuorlo cotto all'interno del dolce. Risulta sicuramente molto più grazioso al morso, ecco. Allora io adesso vado a mettere, soprattutto io adesso, questo perché lo mantiene anche più morbido? No, è proprio per una questione di colorazione, di brunitura. Sì. Adesso vado a mettere un po' di zucchero, perché comunque è pasta sfoglia, è semplice. Io questi li ho già lavati. Sì. Vado ad aggiungere un po' di zucchero anche in questi, che sono i mirtilli. Esatto. Vado ad aggiungere, aspetta, perché io l'avevo già fatta questa miscela, un po' di maizena. Ok, che è amido di mais. Amido di mais. Cosa fa l'amido di mais in questa preparazione? Perché vedi che è poca, mi permette di gelificare subito il succo dei mirtilli, che naturalmente attraverso il calore fuoriesce. Okay. E quindi di non andare a sbrodolare tutta la... È riuscita a creare un'immagine così bella, elegante, e poi lo sbrodolo. Ci sta, che comunque è la cosa reale che succede, quindi meglio prepararsi esatto, a quello che accadrà. E adesso vado a mettere i mirtilli, in base al vostro gusto, quanti volete voi, all'interno di questo rettangolo quadrato. Okay, dove avete forato praticamente, sì, in modo che la cornice poi abbia tutta la possibilità di alzarsi. Cosa? Sì, il famoso rettangolo quadrato. Sì, ma perché? Perché non è né un rettangolo né un quadrato. Infatti, perché l'intenzione era quella di fare dei quadrati, ma in realtà non sono diventati quadrati. Ma perché perdere quell'intenzione che era così buona? E quindi l'abbiamo mantenuta nel nome. Quadrato. Sono riuscito a dare una dignità. No, come dire, con tutto l'impegno che ci ho messo. Solo così si capisce che sono fatte in casa e con le proprie mani. Ah, eccolo lì. Perché se fossero perfette, neanche quelle di industriali sono perfette. Questa è la stessa cosa che dico io quando brucio i piatti. Dico, diciamo perché che si vede che l'ho fatto io con tanto amore. Diciamo che lì è una cosa talmente tanto amore che li ho bruciati. Tu mi chiederai quanto cuoce... Però vorrei che me lo dicessi. Allora, cuoce in forno preriscaldato a 190-180 gradi finché sono cotte. Senti, stessa cosa di prima? Quindi lo si tiene a 190 gradi e dopo lo si abbassa a 180, qui non serve. Oppure, sapete cosa potete fare? Fate una bella scorta di mirtilli e nel frattempo che cuoce il plum cake... Fate infornate queste e avete già, però dovete infornarle quando il plum cake è a tre quarti di cottura. Ok, quindi ripetiamo, 180-190 gradi e forno preriscaldato statico per 20 minuti più o meno. Ok. Sì. Vedete che adesso voi avete mangiato tutti i mirtilli, a me me ne sono... Non abbiamo mangiato i mirtilli. Allora, adesso noi andiamo un po' di pubblicità, però torniamo tra pochissimo, vi mostreremo il risultato di questo lavoro di geometria. Allora, noi ovviamente li abbiamo già pronti, però vi ricordiamo che appena abbiamo messo i mirtilli prima, di mettere un po' di zucchero, vero, sopra i mirtilli. Sopra. E per chi volesse anche aggiungere un po' di ricotta sotto i mirtilli. Volendo, si vuole può condirla ancora di più. Però questo insomma era il procedimento. Adesso quelli sono sfornati e raffreddati. Che poi queste vanno benissimo anche per una merenda dei bambini, magari, sai, al posto di portare merendino o cosa del genere, secondo me è una cosa... E poi la menta ci sta bene, anche cioè mangiarla proprio, non solo come magari decorazione. Sì. Fate attenzione, magari che non a tutti può piacere, però in questo caso la mettiamo per colore, ecco, perché secondo me ci sta
perfettamente anche come profumo. Che poi l'hai fatto anche in un'altra forma, vedo lì. Sì, ho fatto anche queste sfogliatine in questo modo, che secondo me possono essere perfette come aperitivo. Fermaporta, no. Ma dai! Fa un po' più condite. Come aperitivo, guarda, sì. Guarda, ti lascio questa più brutta. Va bene, ok. Allora, andiamo a sentire dal nostro Vito Damanti, dottor Vito Damanti, e di Ice Veneto, quale vino possiamo abbinare a questo piatto. Allora, tartelletta sempre con i mirtilli. Abbiamo scelto questo ingrediente e vedo un vino che mi piace tantissimo. È un vino particolare, chiaramente è un passito liquoroso, siamo a Pantelleria, l'azienda è un'azienda importante, storica, Zighidì è il nome del vino e chiaramente l'uva è l'unica uva che c'è a Pantelleria, che è il moscato di Alessandria, che in dialetto lo chiamiamo Zibibbo, che è una storpiatura della dizione araba di Kasp Zebib, e i siciliani lo abbiamo storpiato in Zibibbo. Chiaramente l'uva viene raccolta ed esposta al sole e viene appassita al sole, questo per fare il passito. Mentre per fare il passito liquoroso è consentito dal disciplinare appassire l'uva anche all'interno di apposite camere di appassimento. Liquoroso, tu mi chiederai. Sì, la differenza con il passito, ripetiamolo perché è una cosa esatto, importante. Esatto, lo ridiciamo. Liquoroso perché? Per bloccare la fermentazione del vino base io utilizzo dell'alcol etilico, che mi aumenta il tenore alcolico ma mi blocca la fermentazione e quindi mi dà un residuo zuccherino. Quindi questo è un vino dolce con un contenuto di alcol importante, 15.5. È un vino che va benissimo con il dolce che tu hai preparato, ma ti assicuro che va altrettanto bene, lo consiglio ai nostri amici telespettatori, di provarlo con i formaggi siciliani importanti, anche il ragusano DOP, veramente interessanti perché sono formaggi con una veramente persistenza gusto-olfattiva, con una sapidità che richiedono grande morbidezza nel vino e qui c'è tutto, insomma. Ci mettiamo l'occhio, guarda quanto è bello, il colore dell'ambra, ci metti il naso, fico secco, dattero, miele, albicocca disidratata, carruba, di tutto e di più. Assaggiamolo. Lo assaggiamo. Un solluchero, averne tutti i giorni a colazione va bene anche per la tosse. E soprattutto a pranzo. Certo, cincinni Leni. Si conclude questa puntata di Due Chiacchiere in Cucina, questa dedicata al dolce, con due dolci che potrebbero essere veramente un'ottima colazione, una meravigliosa merenda, ma anche un dopo cena, perché sono proprio leggeri, buoni e non dolcissimi. Ecco, questa è una caratteristica meravigliosa, siccome li ho assaggiati entrambi. Esatto, ma sai cosa? È proprio la facilità di realizzazione di questi dolci che secondo me avranno sicuramente molto successo e poi a mio avviso fanno primavera. Fanno primavera, un po' per il colore, però veramente anche il plum cake non è dolce, poi c'è l'acidità, perché c'è poco zucchero, ma anche l'acidità del mirtillo. Però non disturba la poca No, dolcezza. Anzi, invoglia a mangiarne ancora, infatti poi ho mangiato anche le tartellette. No, ma ormai chiamale tartelle. Tartelle care, se volete provare a farla a forma di cartella potrebbe essere. Esatto. Allora, vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata, come sempre, grazie Lenia Bazzacco. Leonardo Feltrin, è sempre un piacere. Queste Due Chiacchiere in Cucina, torniamo alla prossima puntata, vi aspettiamo. Speriamo più in forma e senza strafalcioni.